domanda inviata al nostro sito da Mary di Dublino, l'idea di un reddito di cittadinanza non è nuova, la crisi economica l'ha riportata al centro dell'attenzione. Come può tale strumento combattere la povertà? Il reddito di cittadinanza viene riconosciuto in modo incondizionato a tutti i membri di una specifica comunità, indipendentemente dalla composizione familiare. È incondizionato anche perché viene riconosciuto a tutti, ai poveri come ai ricchi, a chi cerca lavoro e a chi non lo fa. Si tratta di una base reddituale che permette di sopravvivere, ma non di restare bloccati. La mia proposta è di introdurre un reddito di cittadinanza modesto che ho definito eurodividendo. Si tratta di 200 euro a persona al mese finanziati dai ricavi dell'IVA a livello europeo. 200 euro per persona per mese. That would be funded by an EU level value added tax. Anche un reddito minimo di appena 200 euro potrebbe generare una crescita significativa della media dei redditi. In alcuni paesi come la Bulgaria e la Romania tale crescita potrebbe arrivare addirittura al 30-40%, cosa che implicherebbe una certa redistribuzione del reddito nei paesi europei meno performanti. Si potrebbe pensare di organizzarlo in modo da essere aggiustato in maniera sistematica, così da poter introdurre cambiamenti in base alla ricchezza dei vari paesi. Whenever there is a change in the relative prosperity of the various countries. And so L'obiettivo dell'eurodividendo è combattere la povertà nei paesi più poveri, non tanto in quelli ricchi. Potrebbe comunque avere un effetto stabilizzante sull'insieme delle politiche di welfare all'interno degli stati comunitari. Se volete fare la vostra domanda, andate sul nostro sito o sulle pagine dei nostri social media.